Il signor Errore di Elisa Tessieri. Oggi vi mostro come fare un cappello di carta, dice la maestra. Lui è Nino. Gli piace tanto costruire e qualche volta è un po' impaziente. Piega, 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 finisce per primo. Ma quando mette in testa il cappellino, guarda come pende. Non è venuto proprio come voleva. Com'è storto quel cappello? È veramente brutto! Lo prendono in giro gli altri bambini. Vedi cosa succede a fare di fretta? Esclama la maestra. Sotto i baffoni se la ride anche il signor Errore. A Nino non piace il signor Errore. Salta sempre fuori nel momento sbagliato, con quel suo vestito che è tutto un pasticcio. Quando Nino torna a casa, si butta sotto al letto pieno di vergogna. Basta, non lo faccio più, non mi riesce. E tu, vattene via, grida il signor Errore. Nino cerca di cancellarlo e nasconderlo in ogni modo, ma niente da fare. Il giorno dopo, la maestra propone ai bambini una nuova attività con la carta, ma Nino non ci sta. Di piegare e tagliare non ne vuole proprio sapere. Invece il signor Errore puntualmente si ripresenta. Anzi, più Nino lo rifiuta, più il signor Errore diventa ogni giorno sempre, sempre, sempre più grande. Talmente tanto grande che Nino si sente schiacciare, come una frittella. Finché un giorno la maestra lo chiama. Ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu l'anno scorso. Ora guarda l'ultimo che hai disegnato. Hai visto quanto è cambiato? Prova dopo prova, il tuo disegno è migliorato sempre di più. Sono sicura che anche per il cappello di carta sarà così. Cosa ne dici? Ci riproviamo? Nino osserva la maestra. Prende il foglio velocemente. Ma ha paura di sbagliare di nuovo e... Aspetta, aspetta... Cosa ho sbagliato l'altra volta e se... Nonostante i dubbi, Nino ci riprova con più calma e piega, 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 piega... Wow! Che bel cappellino! Vuoi provare anche tu? Allora prendi un foglio di carta e segui le istruzioni. Ti auguro tanti errori per tanto imparare.